Non può, ecco, questo è il punto fondamentale, no, non si può pensare all'esistenza politica senza pensare alla sovranità, e non si può pensare alla sovranità senza pensare che, in quanto esso è un concetto esistenziale, è un concetto aperto sulla contingenza, e contingenza nella storia politica vuol dire rischio, vuol dire violenza, vuol dire che l'ordine che la sovranità porta con sé, che in certe fasi storiche è un ordine democratico, è sempre esposto a una anomia interna dalla quale non ci liberiamo. Questo non è detto con sanguinario compiacimento, ecco, non è detto così. Insomma, la politica ha questa caratteristica di essere la dimensione dove lo scaricabarile finisce, come diceva Truman. Cioè, tu puoi imbellettare l'esistenza in mille modi meravigliosi, però prima o poi i nodi vengono al pettine. La politica presuppone i nodi. Se non ci fossero i nodi, non ci sarebbe la politica e saremmo in paradiso. E siccome non ci siamo, possiamo stare, se va bene, nel purgatorio, se va male, all'inferno. Ecco. Concetto esistenziale io la definisco. Cioè, per esistere politicamente devi attivare dei meccanismi di volontà, di unificazione, di decisione e di assunzione di rischio, che stanno tutti insieme, non si può. L'elemento dell'assunzione del rischio non può essere dimenticato. La nostra Costituzione democratica, che è una volta quelli di sinistra ne parlavano male, adesso invece ne possiamo parlare molto bene. La Costituzione democratica, ad esempio, la sovranità la prevede serenamente, la prevede al secondo comma del primo articolo e l'attribuisce al popolo. Se volesse dire, come dicono gli stolti, xenofobia, sarebbe complicato pensare che i nostri costituenti hanno detto la xenofobia appartiene al popolo. E dice, ma c'è l'articolo 11. Allora, letto un po' bene, quell'articolo significa varie cose. Prima di tutto, che lo ius ad bellum, che l'Italia ripudia, è un diritto sovrano. Perché se non fosse un diritto sovrano non lo potremmo ripudiare. È evidente. Il concetto stesso di ripudio è l'allontanamento volontaristico unilaterale e sovrano. Io sovranamente allontano da me qualche cosa che è mio. Bene. Poi attenzione, che si ripudia la guerra come strumento ordinario di risoluzione delle controversie internazionali, che è proprio il modello westfaliano. La guerra è uno dei tanti strumenti con cui si interviene nella storia. E invece questo Stato sovrano chiamato Italia dice no, io non... Prometto che non userò mai la guerra come strumento per dirimere una controversia con un altro Stato. Cioè, tradotto, non farò mai una guerra d'aggressione. Fine. Lo potrei fare perché sono Stato sovrano. Prometto che non lo farò. Questo è stato scritto per preparare l'ingresso dell'Italia nell'ONU. Poi non è sta cosa così drammatica, che è un'istituzione che mette insieme Stati sovrani che hanno rinunciato allo ius ad bellum. Ecco. Però la guerra continua ad esistere per la nostra Costituzione, che la norma, e dice chi la dichiara, il Parlamento, chi la proclama, il Capo dello Stato, chi la conduce, il Governo, a cui il Parlamento attribuisce i poteri necessari. Se noi avessimo dimenticato la guerra, avessimo detto la guerra non esiste, mi chiedo perché dovremmo parlare di chi la proclama, chi la dichiara, chi la conduce. Perfino una Costituzione che nasce con l'orrore della guerra, in odio al nazionalismo, dal sangue della resistenza, perfino questa Costituzione, siccome erano scritte delle persone che sapevano di che cosa stavano parlando, prevede che per esistere politicamente devi affermarti come sovrano. Cioè, esattamente come ciascuno di noi, io non amo i paragoni organicistici, però
ciascuno di noi, anche l'uomo più pacifico di questo mondo, può ricorrere alla violenza quando egli, a suo insindacabile giudizio, pensa di averne il diritto o l'esigenza. Oh. Anche l'uomo più onesto, più buono, più gentile, in certe, che so io, per difendere la figlioletta aggredita da un bruto, può ricorrere alla violenza e non lo va a chiedere il permesso di ricorrere alla violenza, lo pone in essere. Ecco, cioè, la politica non è la dimensione in cui si risolvono i problemi, è la dimensione in cui i problemi appaiono, esattamente, come problemi. La sovranità è la somma di questi problemi ed è la consapevolezza di essi. È colpa del peccato originale? Boh. È colpa del capitalismo? Boh. E di fatto c'è stato qualcuno, ma non i neocostituzionalisti, i neoliberisti, qualcuno che ha detto non ci sono problemi. Ecco. La reazione è contro questi. Non ci sono problemi, va tutto bene. E comunque va tutto come deve andare, perché meglio di così non può andare. Se immetti elementi di ordine, sei un costruttivista e dunque un totalitario. L'ordine si forma da sé. Non sei contento? Non siete contenti? Questo è ciò che ci viene detto da 30 anni. Poi non è vero, tutti sanno che noi liberisti si servono a mani basse dello Stato. È ovvio, lo sanno tutti, però se ne servono in modo distruttivo, cioè per distruggere lo Stato sociale. Però se ne servono. Ecco, allora, questo è un libro nel quale si dicono alcune cose che nascono da un po' di esperienza e soprattutto, come tutti i libri un po' motivati, è scritto anche contro. È scritto anche contro. E mi sta bene, è scritto contro quelli che, quando si dice sovranità, ti dicono allora sei un sovranista. Chi sono costoro? Sono coloro che pensano che l'Europa debba essere una specie di, debba essere quello che di essa dicono i peggiori conservatori americani, cioè Venere, mentre gli Stati Uniti è Marte, cioè quello che sta in questo mondo in modo virile, l'Europa è Venere, cioè quella che vuole stare in questo mondo come se fosse il regno dell'amore. Ecco, allora, io mi chiedo, perché dobbiamo pensare alla dimensione europea? Una risposta alla dimensione politica, perché una domanda che potrei fare a Francesco è: ma delle due cittadinanze di Cicerone, quella dei sentimenti e quella della politica, poniamo che l'Europa sia quella dei sentimenti o la vogliamo far diventare invece una cittadinanza europea, una cittadinanza politica? Una risposta dei fili europeisti è, se avessero il coraggio di dirlo, dice, ma noi vogliamo semplicemente tornare a fare quello che abbiamo fatto in passato in ordine sparso, cioè comandare nel mondo. L'abbiamo fatto nel passato come stati sovrani che avevano una tale capacità organizzativa, una tale capacità di proiettare la propria potenza fuori da sé che si sono presi tre quarti del mondo. Poi le cose sono andate diversamente, vogliamo tornare a comandare nel mondo, perché siamo i migliori, siamo i più bravi, vogliamo fare della Weltpolitik. E la Weltpolitik al giorno d'oggi la si fa solo con soggetti sovrani su scala continentale. Al che io, che notoriamente non ho paura della Weltpolitik, però dico, per la miseria, sei proprio un assatanato di potere. Anzi, io voglio fare concorrenza agli Stati Uniti, alla Cina e alla Russia. È ora di finirla, che questi comandano e noi altri dobbiamo andare lì col cappello in mano. Perché io dico, bene, insomma, ne parliamo, però almeno ti rendi conto di quello che stai dicendo? È necessario un potere costituente su scala continentale. Cioè un we the people, detto non da 13 colonie tutte uguali fra di loro, bianche, anglofone, protestanti, ma da 26, 27, 28, quanti siamo, ci siamo persi il conto, uno parla in portoghese, l'altro in lituano e tutti insieme dicono we the people,
con una, cioè immettono nell'Europa di oggi un'energia politica spaventosa, mai vista, e dalla quale esce l'azzeramento delle élite politiche esistenti oggi. Perché oggi nessuna élite politica vuole il superamento della sovranità degli stati. Tutte se ne tengono assolutamente strettissime, soprattutto quelli che dall'attuale configurazione della UE traggono vantaggi inenarrabili. Appunto, gliete andate a dire voi alla Corte Costituzionale di Karlsruhe che devono lasciare lì la sovranità tedesca. E dire basta, la Germania non ha più sovranità, la Germania diventa l'Ohio, la Francia diventa la Pennsylvania, l'Italia diventa il Texas, cioè stati diversissimi fra loro, certo, però francamente non sovrani, non c'è una politica estera del Texas. Il Texas può avere la pena di morte, la Pennsylvania no. Però, allora, facciamo una federazione sovrana, allora ci sarà un pentagono europeo, una forza nucleare europea, le portaerei europee, perché si dà il caso che se esistono le macrostrutture sovrane nel pianeta, a prescindere da come sono costituite al proprio interno, un impero come la Cina, una federazione democratica come gli Stati Uniti, se fare Weltpolitik vuol dire sentirsi interessati o minacciati da tutte le crisi di questo mondo, per cui devi mandare soldati in Siria, in Libia, e qui diventa più complicato, in Ucraina, ficcare il naso dappertutto, come fanno le potenze sovrane di questo mondo. Di che cosa stiamo parlando? Se stiamo parlando di questo, io che notoriamente sono un cattivista, un po' però mi spavento, perché questa cosa, insomma, implica un accrescimento del tasso di violenza nelle relazioni internazionali che può far paura. In ogni caso deve essere preceduta da una rivoluzione su scala europea. Perché? Perché le sovranità sono sempre precedute da rivoluzioni. Da rivoluzioni, da guerre civili, da guerre di liberazione, da collassi di sistemi istituzionali. Non ne conosco una che nasca a tavolino per bontà d'animo o per interesse economico che mette tutti d'accordo. Non ne conosco una, aiutatemi voi, perché io non ne conosco una. Una sovranità nata senza violenza, cioè senza essere un concetto esistenziale, senza che qualcuno dica io esisto. Io sto nel mondo correndo i rischi che si corrono quando si è al mondo. Non ne conosco una. La nostra modestissima Italia democratica, per essere quello che è un'Italia che è passata attraverso la guerra civile, la decapitazione simbolica del re e l'attivazione del potere costituente, che è una bomba atomica. La Germania, che potrebbe sembrare il paese che più di ogni altro non ha fatto ricorso alla violenza nella propria esistenza, dico questa, naturalmente non quelle di prima, dico questa, che nasce per gentile concessione di coloro che, di tre dei quattro che si erano assunti la sovranità della Germania, debellata. No, con la dichiarazione di Londra dell'8 agosto 45, fra due bombe atomiche, hanno trovato il tempo di istituire il Tribunale di Norimberga e di assumersi la sovranità della Germania debellata. Questa che nasce dalle tre potenze che le consentono gradatamente una attivazione di sovranità, nasce essa stessa in ogni caso da un trauma sanguinoso che, come dire, lavora, sostituisce l'energia politica, ecco, una colpa che sostituisce l'energia, e poi nasce dall'annessione della Germania orientale. Ciao carissimo, nasce dall'annessione della Germania orientale, nasce
dalla, beh, insomma, dall'uso abbastanza sistematico, diciamo così, del potere, forse del prepotere, verso coloro che sono più deboli di lei, certamente solo a livello economico. Certo, la Germania penso che sia veramente immunizzata da ogni tentazione di politica egemonica militare. Però noi non possiamo pensare che l'Europa nasca come la Germania, cioè per concessione di qualcun altro intorno a una colpa, perché poi la stessa Germania non vuole andare al di là della propria attuale esistenza politica come Stato largamente sovrano, che afferma la propria sovranità e che interpreta esplicitamente tutto il sistema europeo in chiave di sussidiarietà. Che vuol dire? L'Europa mi va bene nelle misure in cui l'Europa fa meglio dello Stato tedesco le cose che lo Stato tedesco deve fare per la nazione tedesca. Cioè, non ho mai trovato un'interpretazione più svilente dell'Europa di quella che ne danno i tedeschi. Tradotto, i sovranisti sono al potere in Europa. Tutti. Non c'è in Europa un'elite politica veramente disposta al superamento delle sovranità. Se ci fosse sarebbe suicida, o comunque se fosse un'elite di governo, altrimenti sarebbe un'elite di base, di società, di movimento rivoluzionaria. Ne conoscete, ne vedete? Ma attenzione, su scala europea, su scala europea, transnazionale. Allora, di che cosa stiamo parlando? Certo, in linea teorica è possibile costruire una sovranità. La sovranità non ha dimensioni spaziali definite a priori. Può essere San Marino, può essere la Cina. Ecco. Però in ogni caso ci vuole un soggetto che dica io. Un soggetto che dica io. L'Europa perché è fallimento, Francesco? Perché l'Europa di cui io parlo come fallita è l'Europa non politica del funzionalismo e del neoliberismo, che per carità finché c'era tutti erano europeisti, andava bene, ma perché non era politica, no? Era un'Europa di comodo, di comodità, di facilitazione. Mi è scappato un delinquente in Olanda, per favore polizia olandese me lo impacchetti e me lo mandi in Italia, ma come no, con piacere, ecco, bene. Abbassiamo le barriere doganali, ma bene. Ti mando lo studente a fare l'Erasmus, ma bene. Beh, tutto ciò cosa c'entra con la politica? Questo è un supermarket e va bene, più è fornito meglio è, bene. Già c'erano problemi con i montanti compensativi per le quote latte, perché lì c'erano delle guerre che tra l'altro non ho mai capito fino in fondo. Comunque, erano soldi. Alla fine i soldi riesci in un qualche modo a dare, ad avere, a compensare. Il problema è nato quando abbiamo voluto far politica, senza voler far politica. Semplicemente per, sotto due spinte, la spinta della globalizzazione, cioè è caduto il comunismo, adesso il capitalismo anglofono si mangia il pianeta, come facciamo a resistere? Facciamo la fortezza Europa e facciamo l'euro. Così gli ordoliberisti tedeschi finalmente sono soddisfatti. Loro che hanno sempre costituito l'isola ordoliberista nel grande mare keynesiano, oggi fanno una macro isola ordoliberista, l'Europa, nel grande mare neoliberista. Bene, poi l'altro problema era, oddio, si è riunificata la Germania, fonte di guai come essa è sempre stata nella storia d'Europa. Senza, contro la sua stessa volontà a volte, perché è migliore, perché è più grossa, perché è più estesa, più popolata, più organizzata, più ricca, più potente, più prepotente. Tanto che tutti dicevano, ma che bello se ne rimanessero due. E invece gli americani e i russi, per farci un dispetto, hanno detto, no, ve ne tenete unificata. E noi allora a corrergli dietro, a dirgli, sì, va bene, però tu, Germania, ti devi fare la moneta unica con noi. Cioè non puoi andare libera come sei sempre andata quando esistevi unitariamente, un po' a cavallo fra est e ovest, con la tua inassimilabilità all'Europa, il tuo Sonderweg, basta con sta storia, adesso devi rimanere ancorata all'Occidente e ti
ancoriamo con la moneta. Questo lo dicevano i francesi, la Germania diceva no, non voglio stare con te. Quando si è unificata, i tedeschi hanno detto va bene, facciamo la moneta unica, però la chiamiamo euro, ma è il marco. La chiamiamo euro, ma è il marco. Fatta come il marco, pensata come il marco, incorporante la filosofia politica ed economica e sociale del marco, l'ordoliberalismo. E tutti, sì, bene, che bello, vedrai come si vive felici con l'ordoliberalismo. L'ordoliberalismo in un solo paese che se lo sceglie deliberatamente sono affari suoi, implica delle esclusioni a priori, cioè vietato essere socialisti, consentito essere socialdemocratici, vietato pensare in modo radicale, infatti non hanno più un filosofo a pagarlo, eccetera, eccetera. Bene, c'entra. Bene, liberalismo a livello continentale, l'ordoliberalismo a livello continentale è un problema. È un problema perché è un'area monetaria non ottimale, perché ci sono storie diverse, istituzioni diverse, rapporti sociali diversi, e tenuti insieme soltanto da una serie di vincoli furibondi. E dall'idea che il nemico numero uno è l'inflazione, che è discutibile, dipende da quale inflazione, e che il mercato non si autoregola, e proprio per questo ci vuole uno Stato forte che lo renda regolato. Anche questo bisogna un po' capirla, ecco. Che il male assoluto è il deficit dello Stato e che il bene assoluto è esportare selvaggiamente quanto più si può. E che l'economia non è trainata dalla domanda interna, ma dalla esportazione. Ne è risultata la UE, cioè un insieme, non adopero nella parola federazione, nella confederazione, nella parola unione, un insieme non sovrano di stati sovrani che hanno rinunciato a un pezzetto solo della sovranità, la sovranità monetaria, ma non ad esempio la sovranità di bilancio, cioè fiscale, e che non intendono farlo, che però sono costretti ad esercitare, tenendo fermo che non hanno sovranità monetaria. Questo è. Per cui siamo sovrani, non è vero che non lo siamo, tranne che nella moneta. Cioè l'esatto opposto degli Stati Uniti, che è una federazione sovrana di stati non sovrani. Dire più Europa vuol dire trasformare la UE negli USA. Prima o poi bisognerà dire we the people. Primo. Secondo, pagare le conseguenze, cioè fare quello che i tedeschi non faranno mai a costo di ucciderci tutti con le loro stesse mani, cioè pagare i nostri debiti. Trasferimento interno, di una parte, mica tutti, ma insomma il concetto hai fatto i debiti, crepa, non ti do un centesimo, questo non c'è negli Stati Uniti. Ecco. Poi chi comanda dentro gli Stati Uniti, è chiaro che saranno le realtà più ricche, meglio organizzate, però sono una unione sovrana, una federazione sovrana che mette insieme un bilancio federale che appunto è circa un 30% del PIL, che il nostro credo che sia sul 2, l'Europa mette insieme il 2, e che redistribuisce. Allora, vogliamo parlare di cose serie. E poi, in ogni caso, quella è sovranità. Io voglio che qualcuno in una società ormai da 5-6 secoli post-tradizionale, come la società occidentale, riesca a parlare di politica senza parlare di sovranità. Conosco anch'io tutta una serie di interpretazioni della modernità che vogliono fare a meno della sovranità, che dicono che essa non è mai esistita, è un gioco di specchi, è una narrazione. Quando veniamo al dunque,
Noi adesso siamo davanti a una questione. La sovranità c'è ancora in questo pianeta o no? Allora, naturalmente c'è la risposta degli antisovranisti, siano essi i neoliberisti, siano essi i mondialisti no border, che sono la stessa cosa, la loro risposta è no, giammai, non esiste la sovranità, esiste il capitale mondiale. Nel bene i neoliberisti, nel male i mondialisti. Esiste il capitale mondiale, gli stati non esistono. Io mi limito a chiedere come mai Google non dà più le sue app a Huawei. Così. Cioè, è una decisione dettata da logiche economiche? O c'è stato un sovrano che ha detto comando io? Come mai oggi, questa mattina, la Cina ha, che evidentemente non esiste, ha mandato una nota di protesta contro il governo degli Stati Uniti perché i suoi destroyer, cioè dei caccia, hanno violato la sovereignty, che se non ricordo male si traduce con sovranità, della Cina entrando nelle acque territoriali cinesi? Cioè, di che cosa stanno parlando? Di qualcosa che non esiste? Com'è che Putin dà il passaporto a quelli del Donbass? Se non esiste la sovranità, che cosa dà? Non siamo tutti felicemente o infelicemente interni al mostruoso capitalismo mondiale, la bufera infernale che mai non resta? O ci sono ancora i confini, gli stati? Cioè, il potere è soltanto un insieme di vettori che se ne vanno a spasso o si concentra politicamente in spazi? Se uno mi dice sì, ma oggi si è invertita la spazialità, allora sono d'accordo. Cioè, si poteva dire nella parte centrale della modernità l'economia si dà dentro lo Stato. Oggi si può dire, oggi gli stati si danno dentro l'economia. Questo è vero. Oggi gli stati fanno più fatica a tenere sotto controllo il capitalismo, perché non è che lo vogliono estirpare, come sempre lo vogliono tenere bello grasso per strappargli quanta più ricchezza è possibile. Certo, però non è che, tranne in alcuni paesi di secondo ordine, comandino gli imprenditori. Comandano gli imprenditori rispetto ai poveracci, questo sempre, ma rispetto ai politici di vertice, quando il politico di vertice dice io sono sovrano, allora vedrai che perfino Google dice sì, padrone. Perché il potere ultimo nei paesi seri è quello della politica. E poi il potere normale, del caso normale, quotidiano, può essere il dilagare della prepotenza imprenditoriale, finanziaria. Certo, come no? Certo. Però nei paesi normali ogni tanto c'è un caso, dico speciale, non dico d'eccezione, un caso speciale in cui la sovranità si risveglia e dice beh basta. Ecco, tutto lì. Costruire questo vuol dire costruire sovranità. Questo caso speciale in cui qualcuno dice adesso il potere economico smette di comandare, lo possiamo fare a livello di San Marino, lo possiamo fare a livello dell'Europa. In ogni caso costa fatica e costa esposizione al rischio. Ecco. E io mi limito a dire, in questo momento l'Europa, la UE, è in una condizione non chiara, è in una condizione non, diciamo così, è una Zwischenlage, è una situazione intermedia. O va avanti o va indietro, ma non perché c'è una volontà di qualcuno, ma perché le cose, lo diceva bene Preterossi, no? Le cose ti portano indietro. Cioè, insomma, com'è che la sovranità è diventata la parola d'ordine di partiti che o vincono le elezioni o ci vanno vicino? Ma quando mai noi che abbiamo questa età
Abbiamo mai parlato così ossessivamente di sovranità? Non era l'oggetto centrale dei nostri studi, non era, ma anche del dibattito politico. Lo fu soltanto quando l'Italia entrò nella NATO, ovviamente, perché lì veniva al pettine un altro nodo, che noi la sovranità l'avevamo, la parte politico-strategica l'avevamo perduta, giustamente, perdendo le guerre. Non è che te le regalano le guerre, quando le perdi un prezzo lo paghi. Ecco, a noi è andata anche bene che abbiamo pagato un prezzo che non ci è costato molto pagare e non ci ha importato molto pagare, ci ha consentito di non pensare alla sovranità come proiezione di potenza, ecco, perché ci pensavano degli altri. Ma insomma, oggi perché è diventata un problema? Perché quelli del mulino mi hanno detto: Galli, fai un libro sulla sovranità? Perché è l'oggetto della discussione. Ma perché? Ma perché appunto il momento Polani? Ma perché c'è un momento Polani? Da che cosa ci stiamo difendendo? Dal fatto che l'idea di stare insieme senza politica, uniti dal capitale, è un'idea sballata, che non funziona, non si è uniti dal capitale. Il sovrano non è il mercato, perché il mercato non se le sa prendere le responsabilità. Il mercato interrogato risponde: sai com'è, io sono ciclico, a volte vado su, a volte vado giù, e quando vado giù, ti saluto caro amico, aspetta che usciamo dalla crisi, e nel frattempo se vai in mezzo a una strada, quanto mi dispiace. Ci penserà lo Stato, che però abbiamo detto deve essere affamato, no? Deve venire affamato. Poche tasse, deve avere pochi soldi, deve contare poco. Per cui quando c'è una bella crisi decennale e un paese va a gamba all'aria, lo Stato non sa cosa fare. E allora i cittadini, a chi volete che chiedano protezione? Ai banchieri? Ai finanzieri? Ovviamente la chiedono al livello dal quale l'hanno avuta per anni prima, cioè dallo Stato. Dove pensano che ci sia un potere politico decisionale in grado di interrompere le dinamiche economiche, di interrompere, di modulare, di governare le dinamiche economiche. A chi volete che lo chiedano? Perché la sovranità è una nuova richiesta? Ma perché qualcuno ha disfatto le società occidentali? Tutto lì. Questo qualcuno è il capitalismo. Finché l'Europa è l'Europa del capitalismo, è chiaro che la gente chiederà aiuto agli stati. Se gli stati sono stati del capitalismo, chiederà aiuto non so a chi. Ma di sicuro troveranno sempre, ci sarà sempre un imprenditore politico che capisce qualcosa e dice: qui se gli dico che li proteggo dal mercato mi votano. E per fortuna che non hanno trovato Hitler. Perché la storia è quella, cosa che io ho tentato di spiegare agli interlocutori tedeschi senza che riuscissero a capirlo. Quando gli ho detto: sentite, quando la vostra Repubblica di Weimar funzionava, dei 4 anni in cui ha funzionato, Hitler prendeva il 2% alle elezioni. 2%. Com'è che quando è venuta la grande crisi ha preso il 32? Secondo voi, mettete insieme le due cose, ci riuscite a metterle insieme nella vostra testolina democratica? Ci riuscite o no? A mettere insieme una devastante crisi economica e la vittoria politico-elettorale di un partito antisistema? No, cioè, il male assoluto è l'inflazione. Quando hai battuto l'inflazione sei a posto. Hitler è un meteorite che è caduta sulla Germania facendo tanto male prima di tutto ai tedeschi. Oppure, altre ipotesi, no, è il frutto della nostra storia malata, la nostra colpa eterna. Mai che c'entri qualcosa la crisi del 29. Con i cancellieri cattolici che dicevano: ma sì, adesso facciamo l'austerità. Oh. E la risposta era: Stato forte, sì, almeno quello ha capito che gli dovevi mettere in mano una vanga, poi gli ha messo in mano una chiave inglese per costruire carri armati.
ho capito, e quello è stato il problema. Però se non c'era la crisi del 29, Hitler diventava vecchio prendendo il 2%. Ma le crisi ci sono, perché il modello è squilibrato in sé. Non è che puoi pensare a un modello capitalistico che funziona senza essere in crisi. Te lo dicono per primi gli economisti, sai, la crisi è fisiologica. Bravo, allora, almeno sì, così furbo da immaginare uno stato sociale. Mica molto, eh? Cioè, un sistema di freni, di ammortizzatori. Se invece lasci la gente nuda, gli puoi raccontare, visto che il triedro del potere è un gioco in sintonia di poteri contro il popolo, contro, gli puoi raccontare per 10 anni, per 20 anni, che i politici sono dei delinquenti, che la casta con la K è brutta, che lo Stato è pessimo, che i sindacati sono dei farabutti, che le masse non esistono, che la società non esiste, che esiste solo l'individuo, che il capitalismo è non una cosa che può andare bene, può andare male, ma è il destino, che non ci sono alternative, cioè tutto e che questo mondo è il migliore dei mondi possibili. Glielo puoi dire per 20, puoi dire che tutto, quando qualcosa va male, è perché non sono state fatte le riforme, perché non siamo stati abbastanza capitalisti, perché non siamo stati abbastanza spietati. Glielo puoi dire, dopo un po' si scocciano. Oh, dopo un po' dicono, bene, e io il pranzo con la cena, come lo metto insieme? Ecco. E poi, quando ti accorgi che tu non arrivi alla fine del mese, che tuo figlio non trova lavoro, che adesso licenziano pure te, forse un dubbio sopra il capitalismo ti viene. E se poi non viene mai sul capitalismo, viene sempre, se qui c'è l'imprenditore politico di destra, lucido, imprenditore politico di destra, caro Preterossi, se è un economista, non sono lucidi, sono dogmatici, fanno paura, tanto sono dogmatici. Ma non gli economisti, gli interessi, ecco, allora, la destra economica a un bel momento è capace benissimo di affidarsi alla destra politica, e dice, guarda, i miei economisti sono dei somari, non mi servono più, i miei politici meno che mai, io ho fatto un investimento pazzesco sul tale, guarda lì, ma pure perso le elezioni, adesso sai cosa dico? C'è quello lì che fa la ruffa popoli, l'antisistema, vedrai che, come dire, lo neutralizziamo, no. Tanto lui non fa mica critica dell'economia politica. Non dice mica che è colpa del capitalismo, dice che è colpa dei neri, dice che è colpa dei migranti, dice che è colpa della casta con la K, che è colpa dei disonesti, chissà cosa c'entrano i disonesti, con le crisi cicliche, ma insomma è colpa di tutti meno che del capitalismo, per cui sai cosa ti dico? Quasi quasi lo affitto. È quello che sta succedendo. È quello che sta succedendo. Affittiamo questi qui. E la sinistra? Naturalmente è troppo impegnata da del sovranista a me. È troppo impegnata a dire che chi parla di sovranità è un delinquente, è un deficiente. Ecco. Cioè, pensare mai, ma del resto l'ha detto bene Mario Tronti, che essendo uno cattivo di solito capisce, dice, la sinistra sono quelli che escono alle 9 di sera per andare all'auditorium, al grande concerto, la destra sono quelli che escono alle 6 di mattina per andare a lavorare. E questo è. E questo è. Allora, la sinistra, andare ai concerti è una cosa bellissima, tutti devono andare ai concerti, tutti. L'obiettivo è quello. Tutti vadano ai concerti. No. Ecco, e che nessuno esca alle 6 del mattino da casa. Però se devi scegliere, e se sei di sinistra, vedi un po' tu, ti stanno portando via tutti i voti, tutti i voti, tutti i voti, non lo so. Dice, prendi, vuoi i voti del 20% degli italiani, che sta bene. Bene, per Bacco, come no? E l'80% che resta? Però Tronti è rimasto abbarbicato a quel 20% di ambiente. Perché Tronti è uno che obbedisce alla linea, però le capisce. Vediamola, sì. Le capisce, no? Quelli che escono alle 9 di sera, dopo una bella cenetta leggera, vanno a sentire la musica sperimentale all'auditorium.
per carità, io faccio così quando posso. Però una volta quelli votavano a destra, quelli che si alzavano alle 6 del mattino votavano a sinistra. Anche, mica peraltro, sono di più. Se vuoi vincere le elezioni devi avere i voti di quelli. Se no puoi manipolare il sistema elettorale, certo, fino a far sì che il 5% governi. Oppure puoi fare come fanno quelli che capiscono davvero, cioè svuotiamo il sistema politico, ci inventiamo le agenzie che fanno il lavoro serio e lasciamo al Parlamento decisioni di nessun conto. Fino, dibattito in corso adesso, fra i banchieri anglofoni, l'opportunità di istituire agenzie fiscali. Cioè il Parlamento nasce sulle tasse. Certo. Agenzie fiscali che sottraggano la materia fiscale alle oscillazioni della politica. La politica oscilla, non è una brutta cosa oscillare. Non si deve oscillare, bisogna fare sempre la stessa cosa per l'eternità. E dunque le cose serie vanno messe al riparo rispetto alle oscillazioni della politica. Sono come quelli che imponevano la biura a Galilei, eh? Sì. È la stessa logica, sì. Fideistica. Sì, dogmatica. Ma questi sono gli economisti. Sì. No. Cioè, facciamo l'agenzia fiscale, poi facciamo l'agenzia legislativa che fa le leggi senza le oscillazioni della politica e lasciamo al Parlamento decidere quali sono i giorni di festa nell'anno, come faceva il Senato romano durante l'impero, che le cose serie le faceva l'imperatore e il Senato decideva quali erano i giorni fasti e nefasti. Ecco, allora, questo libro ha tratti polemici, nascosti, insomma, ed ha come idea di fondo A, la politica, la sovranità è una cosa seria, B, non esiste politica senza sovranità, C, non esiste vita umana senza politica. Non si sta a questo mondo senza politica. È sgradevole, ma è così. La politica ha a che fare con l'esistenza, l'ha detto Peterossi in chiusura, la condizione umana è una condizione politica. Dislivello di potere c'è sempre, lotta contro il dislivello di potere ci dovrebbe essere sempre. Il coraggioso riformismo della sinistra, sto citando, io non l'ho visto, ma insomma il coraggioso riformismo della sinistra al momento pare perdente ai confronti della rabbia incanalata dalla destra. Perché si siano tutti arrabbiati a tutti quelli di sinistra non è ancora chiaro. Perché siano tanto arrabbiati gli italiani non è ancora chiaro. Alcuni pensano che siano diventati cattivi perché hanno letto troppo Julius Evola o robe del genere. Io penso che siano diventati cattivi perché gli hanno portato via lo stipendio e la pensione, perché si fa la sanità sempre abbassando il finanziamento, perché l'università è stata fatta diventare un posto dove i ricchi non vanno. Per tutto quello che tutti i giorni tanti sperimentiamo, solo che ci siamo abituati a questo e lo crediamo naturale. Politica è pensare che non esiste nulla di naturale, è naturale che non esista nulla di naturale per quanto riguarda la coesistenza umana. Ciò si chiama sovranità, dire io. Lo puoi dire in modo aggressivo, in modo civile, lo puoi dire come Stato o come federazione, lo puoi dire credendo e sperando e operando perché questa tua vita, tua esistenza si svolga nella dimensione della pace e chi vuole la guerra, però non puoi far finta che non ci sia. E io pensare che l'Europa è in pace non lo penso, quando vedo la Francia che ci porta via la Libia non lo penso. Cosa volete che vi dica? Bisogna anche avere il coraggio di guardare, di dire le cose, di chiamarle col loro nome.
E quando sento dire più Europa mi chiedo, bene, dov'è la rivoluzione? Vengo anch'io, ma dov'è? Se non c'è, smettiamolo di dire delle fesserie. Non più Europa, ma più ordoliberalismo vuol dire quella roba lì. Non a caso il programma è blocchiamo per 5 anni la spesa pubblica. Fantastico. Chissà perché poi la spesa pubblica. E così abbiamo ottemperato all'obbligo fondamentale, a ciò senza cui le tavole della legge sono nulla. Tu non avrai un deficit superiore al 3%. Voi capite, è una colossale presa in giro questa. È evidente che le società si ribellano. Purtroppo chi raccoglie questa ribellione è della strana gente, diciamo così, delle persone che non avrebbero avuto uno spazio sulla scena politica fino a 30-40 anni fa e che adesso, grazie ai disastri di quelli che dicono che la sovranità è una brutta cosa, diventano i nostri padroni. Io vi ringrazio per l'attenzione. Sarebbe bello discutere, ma è veramente tardi e non possiamo, quindi ci limitiamo a meditare sulle molte cose interessanti che abbiamo sentito e ringraziamo il professor De Santis e il professor Galli davvero molto. Grazie davvero a voi, cari amici.